Allora, intanto buongiorno a tutti, eh, iniziamo con il webinar di oggi, okay, dove il, il tema di oggi sarà quello del monitoraggio e l'analisi della produzione in tempo reale eh, grazie a, a Steel Project PLM. El, ok, intanto benvenuti, okay, questo è il, il, diciamo il, il tema di oggi parleremo del ritorno di informazione dal, dal reparto produttivo. Sono Begnini Loris, mi occupo del supporto, l'assistenza e la formazione eh, sul territorio italiano. Okay. Il nostro webinar durerà in circa 25-30 minuti okay. e eh, vi chiederei poi gentilmente se avete delle domande, delle curiosità riguardo a questo tema potete tranquillamente andarle a, a scrivere alla, al termine del webinar all'interno della chat del, dell'applicazione Zoom. Andiamo via velocemente verso l'introduzione di quello che andremo a vedere oggi. Questo è un po' lo schema di tutti i vari moduli e, eh, eh, moduli e opzioni che ci permette Steel Project PLM. Oggi, come vedete, andremo a toccare quello che riguarda il monitoraggio e produzione in tempo reale e l'analisi della produzione eh, all'interno di, eh, di Steel Project PLM. Eh, cosa vedremo oggi? Mano a mano che il, uh, il feedback dalle macchine o tramite uh, il, il workshop assistant manualmente dall'officina. Andremo a vedere come viene tracciata la produzione eh, all'interno di Steel PLM, vedremo quali sono le attività e come vengono monitorate all'interno del software e le varie tipologie di analisi che sono disponibili per eh, gli utenti di, eh, di PLM. Andiamo velocemente al nostro um, software. Eccoci qua, uh, Steel Project PLM. Ok, andiamo direttamente a gestione della produzione. Già qualche tempo fa, nel scorso webinar, avevamo parlato di questo modulo di Steel Project PLM. Okay. Vi ricordo sempre che se volete andare a, ve a vedere i eh, webinar passati o, quello, o la registrazione di quello di oggi, potete sempre comunque fare affidamento e andare sul nostro sito di Steel Project dove alla sezione webinar troverete la possibilità di scegliere la lingua okay, di, del webinar per cui italiano nel nostro caso e il tipo di tema per cui ad esempio eh, promozionale chiaramente sono i vari webinar con i vari temi o al rilascio di versione dove potete vedere praticamente quando i webinar dedicati alle nuove versioni di eh, Steel Project PLM Qui sotto poi potete andare a scegliere e a iscrivervi ai vari, eh, ai vari webinar eh, che vengono fatti, per cui eh, potete tornare indietro e andare a vedere le, sia le novità sia i vari webinar come quello di oggi o come quello sulla gestione della produzione con PLM. Torniamo velocemente al software e andiamo direttamente all'interno della gestione di produzione. Oggi prendiamo in esame questa, questa commessa qua che sono, siamo andati a realizzare. Okay. Già da qui, quando io apro la commessa con PLM, ho un'idea del, eh, dello stato di avanzamento del feedback che mi ritorna dalla produzione, con queste varie colorazioni. Chiaramente poi le colorazioni possono essere personalizzate, ma... Giusto per darvi l'idea, qui andando sopra al, a, alle barre potete già avere delle informazioni a livello di commessa, dove vi dice sia la quantità che il peso eh, della commessa che stiamo andando a realizzare. Quanti pezzi sono stati inviati verso la produzione, per cui con se operazioni di nesting o comunque eh, verso le, le varie macchine e i centri di lavoro sia quante parti sono state lavorate, sempre in termine sia di quantità che di peso. In questo caso poi abbiamo anche l'assemblaggio e anche qui abbiamo in termini di quantità di peso quante marche sono state assemblate. Questo tipo di schema poi lo posso ritrovare a tutti i livelli perché cosa vuol dire sia a livello di commessa sia a livello di marca, ad esempio, dove posso andare a vedere per ogni marca, ad esempio, selezionando sopra. Okay, lo stato di avanzamento, per cui ad esempio in questo caso andiamo a vedere la marca B8, allora è stata inviata totalmente in produzione, è stata lavorata completamente, ma è stata assemblata solo parzialmente, ad esempio il 50%, per cui eh, okay, delle, delle marche sono state assemblate. Questo livello poi lo posso vedere anche a livello di posizione, per cui entrando nelle posizioni, anche qua vedo lo stato delle varie posizioni. Okay. Per cui anche in questo caso vediamo che sono state prodotte ma mi manca eh, parzialmente l'assemblaggio. Okay. Chiaramente tornando qui un attimo poi posso vedere sia la parte assemblata in, diciamo, in arancione, quella prodotta in verde scuro, quella mandata in produzione in verde chiaro, la parte bianca praticamente è ancora da inviare eh, in produzione, per cui ho lo stato di avanzamento. Tutti questi dati poi chiaramente possono essere eh, visualizzati eh, sotto forma di eh, analisi. Come si fa ad arrivare a questa analisi? Basta selezionare in modo molto semplice la commessa, tasto destro, analisi. In questo caso mi verrà aperta questa schermata dove ho tutta una serie di tool di grafici, di widget che posso poi personalizzare. Per cui Posso ad esempio muovere in diversi posti del, dello schermo, come potete vedere posso modificare lo stato, che mi vanno ad analizzare le varie parti del, eh, della commessa in analisi. Andiamo a, andiamo a partire col primo, dove ad esempio ho lo stato totale della produzione, per cui vedete sia in termini di peso che in termini di quantità. Che in termini di tempo per cui ad esempio se andiamo a livello di quantità vedete che prodotti abbiamo 111 pezzi rimangono da produrne 17 abbiamo poi un, un grafico che riguarda il lancio in fabbricazione sono i pezzi che sono stati mandati verso la produzione qui ho i lanci eh, di questa commessa per cui il lancio 96 e il lancio 97 Okay. E posso vedere le varie percentuali, anche qua, in termini sia di quantità che di peso. Okay. Qui poi ho la parte di nesting, dove praticamente mi dà l'idea di quanto onestato eh, per quanto riguarda i pezzi okay, eh, del, da produrre, per cui sia in termini di bar, in questo caso parliamo sia di piastrame sia di barre. Ok. Qui sotto ho il tipo di monitoraggio inviato in produzione, lavorazione sempre sotto forma di grafico, praticamente è un riassunto di tutto quello che vediamo qui. Ho anche qui tutti i vari eh, grafici di elementi, dei, dei vari stati di monitoraggio. Inoltre qui ho anche il tempo stimato rimanente, il tempo stimato di produzione e l'effettivo le, le, tempo di produzione degli elementi. Uh, ultimo grafico è quello delle operazioni, perché all'interno di PLM è possibile anche monitorare delle, mh, delle operazioni specifiche eh, all'interno delle commesse, come ad esempio in questo caso eh, l'operazione di manutenzione okay, che è stata eseguita. Andremo poi a vedere nello specifico di cosa si tratta. Andando avanti poi nelle nostre schermate di analisi, passiamo ai nesting. Qui posso vedere tutti i nesting che sono stati generati per questa commessa, per cui sia che lancio appartengono, sia il nome della distinta di taglio che troverò in macchina, il numero delle barre con tutte le sue informazioni. Cliccando su uno di questi, qui a destra potete vedere okay, le informazioni generali del, uh, del nesting, dove mi viene detto... Eh, la postazione dove è stato lavorato, la lunghezza, il peso, l'accolato certificato del materiale utilizzato, il tempo totale di produzione, chi l'ha prodotto eh, e la data di inizio e di fine del, uh, della mia barra. E questo vale per tutti e poi i vari nesting, sia di barre sia di lamiera. Se poi faccio un doppio clic su una delle righe, mi apparirà questa schermata dove ho sia il, il tempo totale di produzione okay, dei vari elementi, la colata con cui mi è arrivato questo materiale, ho una schermata di paragone dove mi fa vedere il tempo previsto e il tempo di, di esecuzione dei due elementi, la composizione, cioè gli elementi che sono presenti all'interno di questa barra e nel caso se fossero corsi degli errori delle macchine all'interno eh, delle operazioni. Okay. Abbiamo parlato di nesting, passiamo poi a vedere lo stato di avanzamento sia delle parti assemblate, per cui anche qui posso andare a vedere eh, assieme per assieme o marca per marca lo stato di avanzamento, per cui se è stato prodotto... O, per, o è pronta per il montaggio, per cui posso vedere anche questo. Chiaramente pronta per il montaggio vuol dire che tutti i pezzi sono prodotti, ok? Se poi è stata assemblata vedo la parte arancione in questo vaso. Stesso tipo di grafico lo posso trovare per i pezzi, per cui anche qui avrò lo stato se è stato inviato in produzione. Se è stato lavorato, se è stato parzialmente lavorato, per cui in arancione se è stato parzialmente lavorato, in rosso non è ancora lavorato. Chiaramente senza nessun colore, ancora completamente da inviare a livello eh, produttivo. Nella schermata lavorazioni, poi cosa posso trovare invece? L'elenco di tutte le lavorazioni che un pezzo deve subire. E se questo pezzo è stato subito e dove? Per cui, ad esempio, se andiamo ad analizzare questo pezzo, è stato eh, messo nel lancio 96, è stato lavorato nella 1003 eh, VLB, dove è stato tagliato, forato e è stato inserito anche dello scribing, poi è stato passato alla parte di assemblaggio, okay. Per cui ho date e tutte le informazioni, ad esempio, delle colate utilizzate per questi elementi e via di, tempi di produzione e tutte le informazioni necessarie per questo pezzo. Le operazioni, cosa sono? Vi ricordo che all'interno del sommario avevamo visto questo, questo grafico qua che mi ricorda le operazioni. Le operazioni sono delle operazioni che posso andare a inserire tramite un tool, ad esempio che è il Workshop Assistant, ehm, a livello produttivo. In questo caso, ad esempio, ho fatto un'ora di manutenzione sulla macchina robot, eh, finché stavo lavorando su questa commessa, per cui sono delle tempistiche, delle operazioni prestabilite o inserite poi tramite il tool del Workshop Assistant, okay, dove posso andare a inserire questo tipo di eh, attività. Giusto per darvi l'idea, il tool Workshop Assistant, questo non è tema di oggi, ma giusto per darvi l'idea di cosa posso fare qui posso andare a scegliere la tipologia di centro di lavoro ad esempio se andiamo nel robot ok ho le varie attività che posso andare a eseguire nel mio caso è la produzione ok vedete che a livello di macchina posso andare sia a selezionare quello che viene scaricato ma questo viene utilizzato sulle macchine che non hanno un ritorno automatico perché ricordo sempre che poi macchine FICEP hanno il completo ritorno automatico delle informazioni sia in termini di produzione sia in termini di tempistiche che di certificati ma posso avere anche delle operazioni come in questo caso ad esempio la manutenzione dove vado a eh, inserirla tramite questi tools a livello produttivo a livello di, di commessa ok per cui grazie a questo tools posso andare a inserire eh, Tutte queste tipologie di operazioni. Ricordo inoltre che il tool funziona sia su dispositivi Windows, per cui PC, tablet, o anche su dispositivi Android, come possono essere telefoni o sempre tablet con Android. Andiamo avanti. Postazioni di lavoro. Che cos'è questo grafico? Questo grafico eh, praticamente mi dice cosa mi manca da produrre, ok, a livello produttivo, per cui mi fa vedere che, ad esempio, in questa macchina, nella 1300, devo ancora produrre questi due pezzi, okay, Per un totale di peso, per un totale di tempo. Stessa cosa quello che mi manca, ad esempio, nell'assemblaggio. Per cui ehm, qui ho un po' un grafico alla rovescia, nel senso che mi dice cosa mi manca da produrre. Se poi io vado sopra la macchina, in questo modo, mi fa vedere anche i nomi degli elementi che mancano da produrre. Per questa commessa stessa cosa vale per l'assemblaggio mi fa vedere ad esempio che queste tre marche devono essere completamente prodotte mentre queste due dove vedete questo simbolo con l'orologio davanti sono già state parzialmente prodotte okay, per cui ho questo tipo di informazione inoltre nel grafico Gantt mi fa vedere le varie attività né con i tempi e sulle macchine dove sono state prodotte relative a questa commessa, per cui mi dà l'idea di dove sono state fatte o quando sono state fatte questi elementi. Ultima eh, schermata eh, di, questo, di, di questa schermata di analisi è la tracciabilità, ed è molto importante perché qui ho tutti quelli che sono gli ID o i certificati che, vengono, che sono stati utilizzati all'interno di questa commessa. Cosa vuol dire? Che se io clicco su uno di questi vedo ad esempio il nesting con cui è stato fatto e chiaramente tutte le parti all'interno del nesting fatte con questo, eh, con questo certificato. Vale sia, come in questo caso, per piastre, vale anche per, per, le, eh, per le travi. Okay, per cui vedete con questo certificato ho fatto questa barra e via dicendo. Per cui con ognuno di questi posso andare a vedere. Questo tipo di informazione poi mi permette di esportare tramite questa eh, cartella di tracciabilità. Ok, se io vado a premere questo, PLM cosa va a generare? Va a generare in modo automatico una cartella dove all'interno ci sarà un file o più file, poi dipende cosa voglio andare a inserire dove ad esempio ho la tracciabilità completa della, della mia commessa. Mi dice tutti gli id e tutti gli elementi che sono stati completati con quel certificato. Per cui come potete vedere, ad esempio nel primo, nella prima parte vediamo il, questo C-45668, i pezzi di cosa si trattava, sono piastre spessore 8, con le quantità dove si trovavano su cosa state ottimizzate su che macchina e la data di quando sono stati prodotti. Per cui vedete avete una cartella con tutte le informazioni che possono essere molto utili per voi se poi dovete ri ritrovare i certificati da consegnare al cliente, ma possono essere molto utili anche da consegnare al cliente per dare un'idea di come è stata prodotta eh, la sua struttura. Ok, detto questo, passiamo, andiamo avanti nel nel discorso del ritorno di informazione. Eh, dentro PLM trovate poi questo pulsante analisi. Allora qui per farvi vedere alcune informazioni eh, mi, mi apro alcune immagini anche perché poi il mio PC non è collegato a nessuna macchina per cui chiaramente eh, devo farvi vedere dei grafici o ehm, dati da altri. Ehm, database o di clienti, dicendo. Il primo che voglio farvi vedere è questo ed è riguardante eh, l'analisi eh, di, di PLM. Qui vi dà ad esempio eh, lo stato quanto la macchina ha prodotto in un determinato periodo, ad esempio qui vediamo siamo a novembre del 2022, okay, mi dà i pesi della macchina, okay? di quelle due macchine quanto hanno prodotto in questo periodo. Eh, qui poi ho un grafico relativo sempre alle ore di produzione okay, e le differenze di produzione rispetto ai periodi precedenti, per cui ad esempio vedete eh, a livello produttivo, ad esempio questa katana ha prodotto il più 3%, per cui ho dei grafici che, vengono, che mi danno già un'idea generale dello stato della produzione che sono andato a vedere. Il secondo grafico che voglio farvi vedere sono gli errori. Questo è molto importante, soprattutto qui sul, sul mercato italiano, per il discorso anche dell'industria 4.0, per perché è una delle domande che normalmente vengono fatte, cioè se la mia macchina parla con il software in ufficio, sia dal punto di vista di avere il ritorno di informazione produttivo, ma soprattutto per lo stato della macchina. Questo mi permette di vedere ad esempio tutti gli errori delle macchine, per cui vedete ad esempio le varie macchine e i grafici del numero di allarmi intervenuti. Ok, sia eh, dove vado a definire un range di tempo, per cui un periodo su cui voglio fare questa analisi, vedrò le varie macchine con poi dipende chiaramente sempre eh, quante macchine si hanno, però eh, vedo lo stato sia degli allarmi che dei messaggi. Ok. Andando poi nello specifico ehm, di una determinata macchina, selezionando allarmi e messaggi, posso andare a vedere tutto l'elenco dei messaggi che sono stati intervenuti con la data e l'ora, per cui ho lo stato eh, degli, eh, degli allarmi. Andando avanti, poi cliccando sull'allarme, ho nello specifico il tipo di errore, per cui è lo stesso errore che mi esce sulla macchina. Difficile sul controllo, ad esempio, come, come peso Ok, e la descrizione dell'errore. Inoltre, andando avanti sempre in questo tipo di analisi, posso vedere durante, eh, per, nelle varie giornate, ad esempio, qual è l'errore che è intervenuto per la maggiore, ad esempio, o quando è intervenuto, nella fascia di tempo e, e quante volte è intervenuto in quella giornata, per cui sia a livello di messaggi sia il livello di eh, errore. Questo chiaramente mi aiuta moltissimo andare poi a intervenire nello specifico con uh, delle attività per ridurre al minimo questa tipologia di errore. Andando avanti, anche qui qual è l'errore o il messaggio che è intervenuto per la maggiore, ad esempio in questo caso è l'errore 216, per cui è intervenuto 134 volte, magari uh, andando ad analizzare che tipologia posso andare a ridurre l'impatto di questi errori perché normalmente sia i messaggi che gli errori normalmente mi possono generare dei fermi macchina e questo per quanto riguarda il ritorno di informazione l'altro aspetto che vi voglio far vedere è riguardo le stampe ok dove quello che, su cui mh, oggi voglio puntare è quello della dell'analisi della produzione della macchina anche qui Utilizzo delle immagini. Ok. Il, il grafico è di questo, di questo tipo dove posso vedere per ogni nesting che vado a, a fare quali sono le statistiche, quali sono i dati di ritorno. Per cui, a parte la tipologia di profilo, ok, in questo caso parliamo di profili vabbè, americani, ma vedo l'inizio e la fine. Di, di questo nesting il tempo totale che eh, ho utilizzato per fare questa tipologia di nesting ok eh, o meglio in questo caso il tempo totale sono i 22 minuti ok questo è il tempo praticamente eh, dal nesting precedente infatti se vedete la resa di questo nesting è molto bassa perché ho avuto un, un uh, un periodo molto lungo dove la macchina praticamente è stata inattiva ok mentre ad esempio in questo caso dove ho il 100% di rendimento vuol dire che eh, praticamente il nesting oltre a essere stato prodotto nel, nel tempo previsto non ha, diciamo, eh, non ha tempi morti tra il nesting precedente e il nesting successivo Qui abbiamo altri esempi, ad esempio questo vale sia, dicevamo, sia per i profili che per il piastrame. Okay. Eh, arriviamo poi al riassunto di queste tempistiche dove il range selezionato praticamente mi metteva a disposizione 1668 ore fondamentalmente. Su queste 1600 ore di tempo, chiaramente qui avendo un range che va su tre mesi, che considera le 24 ore più sabati e domeniche, ovviamente, poi chiaramente ognuno fa le proprie analisi in base ai tempi, ma la cosa importante è che la macchina in realtà ha, diciamo, è rimasta accesa, se vogliamo, 195 ore, su queste 195 ore ha lavorato per 142 ore. <ride> la differenza la troviamo poi in tempi di allarmi, eh, macchina ferma, pronta a cominciare. Arresti con messaggio o in attesa del materiale sono poi i vari stati che le macchine eh, di FICE per, mi permettono di lasciare la macchina per avere questo tipo di informazione. L'altra cosa molto importante secondo me sono questi due dati: ok, dove mi dà nel regime di tempo quanti pezzi ho prodotto e quante barre ho prodotto, ma mi dà soprattutto qual è la media oraria, per cui i chili ora. Okay. sia in termini di produzione che di tempo, per cui ho questi due dati che eh, sono molto importanti da analizzare a livello produttivo per un'azienda, per capire se eh, diciamo, sta, sta lavorando bene o meno. Okay. Questo per quanto riguarda il ritorno di informazione. Ultima cosa che vi voglio far vedere in, uh, per quanto riguarda i feedback dalle macchine. O i feedback dal workshop assistant è questo eh, ed è riguardante, sempre tornando alla gestione della produzione, alla commessa che abbiamo preso in esame. In questo caso, è una commessa che mi è arrivato da un software tipo Tecla, per cui eh, modelli tridimensionali. Come vi avevo fatto vedere prima, ad esempio, a livello di eh, marche, posso vedere l'assieme. Okay, prima avevamo analizzato questa marca qua e come vedete posso vedere l'assieme. A livello di commessa con un modello tridimensionale posso avere anche questo tipo di tools dove vado a disegno anteprima. Mi verrà aperto il modello tridimensionale. Ok dove io posso ruotare, vedere, per cui ho il mio modello tridimensionale dove posso andare ad analizzare quali sono i vari pezzi, ad esempio la B12 che avevamo visto prima era questa qua, vedete. Ho il diciamo il pezzettino di trave più la piastra, ma la cosa interessante poi è questa. Se io premo sul pulsante feedback automaticamente i dati che avevamo prima in forma di grafici li vedo in Forma tridimensionale per cui vedo gli elementi inviati in grigio chiaro verde chiaro, scusate, quelli lavorati in verde scuro, quelli già assemblati in arancio. Per cui molto interessante avere questo stato di, di avanzamento per chi ha eh, questa tipologia di modelli tridimensionali, per cui modelli che arrivano da Tecla, modelli che arrivano, ad esempio, da formati IFC o STEP, per cui. Con questa tipologia di formato ho la possibilità di andare a vedere cioè, ho la possibilità di vedere questa tipologia di, in, di informazione a livello grafico eh, molto bella e molto interessante da, da valutare, anche poi per un discorso del montaggio della struttura e eh, informazione di, di trasporto. Ok, eh, siamo arrivati giusti, giusti ai nostri 30 minuti di, di webinar. Eh, vi ringrazio intanto del, dell'attenzione. Se avete delle domande, eh, sono a disposizione. Eh, torniamo un attimo qui. Okay. Potete andarle a scrivere direttamente nella chat. Okay. Eh, in alternativa, questo webinar lo troverete a disposizione sul nostro sito Still Project. O, comunque, ci potete sempre contattare a info che per, per qualunque informazione. Eh, se, non, se non ci sono domande. Eh, per, uh, vi ringrazio dell'attenzione, vi, vi aspetto poi al prossimo webinar e ripeto: per qualunque informazione non, non esitate a contattarci. Buona giornata.